tu sei un costumista. Sì. E quanto spazio occupa nella tua vita il drag? Perché tu non fai costumi solo per te. No, io non vivo di drag, lo ammetto. Appunto, per questo ti chiedo. A me fa sentire vivo il poter creare. Cioè, non è un abito bello e basta. Dietro c'è me stesso, diciamo. Dopo questo programma, che sicuramente per te avrà significato, come dire, se non un punto di svolta, quantomeno una casella sulla quale hai messo una X, perché magari sì, mai avresti pensato di fare Drag Race. Qual è l'evoluzione successiva? Cosa dobbiamo aspettarci da Farida Khan? Io moda, magazine, foto, riviste, pazzesca, pubblicità, ogni cosa. Cowgirl, lo so. Pazzesca. No, adesso devo spaccare, ragazzi. C'è una cosa, io mi sono sempre vergognato un po' del mio nome. Farida per Kant. La risonanza, Farida Khan, perché non veniva mai ricordato, era un nome difficile da ricordare. Ogni volta, come ti chiami, Farida, che? Farina. Dopo questo race sono orgoglioso di questo nome. Sei diventata un brand. Sono diventata... Sono più sicura di me, diciamo che è un punto d'arrivo importante questo, è una certezza, è come se avessi concretizzato le fatiche fatte in questi anni. E io credo che, come dire, più di così non avresti potuto fare. No. Cioè, hai sempre portato un livello tale, come dire, di show. Io mi ricordo il tuo abito da sposa era una roba, cioè ci hai lasciati tutti e non c'era bisogno di un coup de théâtre perché già l'abito era un coup de théâtre. Quando hai fatto quella cosa lì, cioè io ero... Oh mio Dio! Era questo il mio obiettivo. E ci sei riuscita, e ti ripeto, ci sei. Non volevo riuscita. Essere bella e basta, non volevo avere solo un bell'abito. No, ma poi era una storia, tutte sì, le tue, dalla prima, quando ballavi in maniera un po' volutamente goffa, Arlecchino, all'apoteosi dell'abito da sposa, passando per la grande diva, la Carrà, ogni volta quando eravate tutte in fila non poteva non cadere l'occhio su di te. Sì, lo so. Ed è bello che tu lo sappia, perché questo non vuol dire essere superba o non essere umile, significa semplicemente essere consapevole delle tue forze. Sì. E io credo che questa sia la tua più grande forza, no? Tu sei riuscita veramente a, come una fenice, a riemergere. Io non so quello che ti è successo e credo che non sia neanche importante oggi. No. Perché tu, qualunque cosa sia successa, anche la cosa peggiore, ti ha permesso di essere Farida Khan. E io credo che Farida Khan sarà sulla bocca di tutti, perché non può che non esserlo. Grazie. Hai un cuore. Ti stai emozionando.